Eccoci. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, benvenuti tutti quanti. È un piacere che siate qui, in tanti anche, quindi molto bello. Spero che tutti mi sentiate. Ringraziamo anzitutto Booksity per averci invitato e il nostro editore che è Guerini per averci offerto questa occasione. E dunque, grazie per essere qui, ma grazie anche per quelli che ci vedranno nei prossimi giorni. Io sono Guido Bosticco, sono uno degli autori di questo libro che si intitola Come i social hanno ucciso la comunicazione, con una proposta per la nuova era. Molto importante il sottotitolo perché il diavolo sta nei dettagli, ma dovrete leggere il libro per scoprire qual è questo dettaglio, ovviamente. Attorno a questo libro oggi diremo qualcosa, sicuramente. Non so se parleremo del libro. Spero che lo compriate, che lo leggiate, perché di solito i libri si leggono più che si raccontino. Però parleremo sicuramente a partire dal libro, che forse è la cosa più interessante. Tuttavia, siccome oggi ci troviamo in una emergenza e in ristrettezze, io farò qui non la parte dell'autore oggi, bensì quella del bravo e severo presentatore e conduttore. Questo incontro durerà 50 minuti, ci sembrava un tempo sufficiente per mettere alla prova la vostra resistenza. Io mi sono permesso di mettere in muto i vostri microfoni, se avete domande però potete scriverle nella chat, così almeno alla fine, nell'ultima parte di questo incontro, se c'è tempo, io ne prenderò una o due e cercheremo di rispondere. E dunque, eccomi a presentarvi gli ospiti di oggi, che sono molti perché se c'è un vantaggio di questa conferenza a distanza è tipo quella di poter avere quasi tutti gli autori e coautori di questo libro. Ma prima di tutto, senza ovviamente, come ripeto, dirvi nulla di questo libro, di che cosa parla questo libro, lascio la parola a Umberto Ambrosoli, che immagino non abbia bisogno di presentazioni presso nessuno di voi, che ci ha onorato oggettivamente della sua presenza, è un amico ed è una persona che ha sempre un punto di vista interessante. Io sono certo che in 10-12 minuti, Umberto, quello che ti serve, io sono certo che Umberto ci dirà e ci aiuterà in qualcosa di interessante, ci aiuterà a entrare nell'argomento di oggi, social network, social killer, insomma, intorno ai temi di questo libro. Umberto, grazie, prego. Aspetta, sei muto, ma adesso. Ok, dovremmo esserci, perché poi c'è il problema delle tecnologie che bisogna saperle dominare e non è il mio caso. No, intanto grazie a voi per avermi coinvolti e diciamo che nulla è più facile che sovrastimare il valore delle cose che si dicono e delle cose che si scrivono. Per cui è difficile quando un amico ti dice: perché non presenti il mio libro? È difficile dire di no, ovviamente, è difficile dire di sì con la certezza che tutto sarà interessante e affascinante. Non è il vostro caso, perché leggendo le cose che avete scritto in questo libro, i pensieri che avete sviluppato, i ragionamenti che avete proposto, direi che ritrovo soprattutto le ragioni della nostra amicizia, cioè la considerazione per la vostra capacità di ragionare, anche di provocare da certi punti di vista, anche con la proposta della nuova era, non a caso, e diciamo che si trova una consolazione leggendo in questo caso il vostro libro alla distanza, perché è come portare avanti un dialogo che si è interrotto in alcuni casi per ragioni di impossibilità di incontri, in altre per altre ragioni assolutamente fisiologiche, ma rileggendo le vostre pagine, anzi leggendo le vostre pagine, è come se quel dialogo in realtà non fosse mai interrotto. Questa era una premessa che parte però da un presupposto. Tu come moderatore non lo puoi dire, nonostante tu l'abbia accennato, però questo è un libro che merita assolutamente di essere letto. Merita di essere letto perché ci aiuta a riflettere sui nostri tempi.
sulle sfide anche che ogni singolo individuo, prima ancora che la società nella sua collettività, deve affrontare grazie anche all'utilizzo degli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione o degli strumenti, prima ancora che tecnologici, nuovi che abbiamo per socializzare, per comunicare. Verrebbe da dire, ma questa forse la proposta rivoluzionaria, è proprio la proposta rivoluzionaria per imparare ad esprimerci rispetto al contesto nel quale viviamo. In un capitolo di questo libro si ripercorre, per ragioni diverse da quelle per le quali adesso io lo richiamo, un pochettino anche la cronologia dei social network, dei social media, in senso diverso, e ci si ricorda che Facebook nasce intorno al 2004. Facebook si diffonde poi in una maniera molto rapida, ma per come la conosciamo ad oggi è una diffusione che ha poco più di 10 anni. E 10 anni sono niente. 10 anni è un periodo infinitesimale per riuscire ad analizzare un fenomeno. Tanto più un fenomeno in costante evoluzione, e stiamo parlando di Facebook, ma contemporaneamente anche di tutti gli altri social network che si sono sviluppati successivamente, per lo più successivamente a Facebook, è uno strumento straordinariamente in mutazione per la tipologia di servizi che offre, per la regolamentazione mutante della quale è dotato, per gli ambiti nei quali va a offrire di volta in volta servizi diversi. Non tanto tempo fa Facebook ha annunciato di voler lanciare una sua moneta elettronica, progetto che poi sembra essere smanito nel nulla, devo dire dal mio punto di vista fortunatamente, perché sono un po' scettico su quegli strumenti per come oggi sono proposti in senso generale, e nessuno mai avrebbe pensato che uno strumento come Facebook dovesse diventare il centro di traffici di carattere economico con i suoi mercatini, ma addirittura di scambi come quelli che una moneta elettronica può arrivare a proporre. Eppure è sempre un social network. Un social network che ha inciso tantissimo, incide tantissimo, uso Facebook come parametro di tutti quelli dei quali facciamo uso solitamente, sulle nostre abitudini. E ha inciso in modo particolare sulla nostra capacità di relazionarci con gli altri. Attraverso uno schermo, sì, ma non è solo questo, attraverso un flusso di comunicazione del quale tutti noi siamo parte, nessuno di noi propriamente lo domina, pochissimi di noi hanno la consapevolezza di essere un ganglo privo di una effettiva capacità di comunicazione. E questo libro ci aiuta un pochettino a capirlo, ma non ci aiuta a capirlo attraverso lo strumento della critica o della denuncia, come da qualche tempo a questa parte diverse forme di comunicazione hanno permesso di fare. C'è un documentario su Netflix molto interessante che sta avendo un grande successo proprio in queste settimane, che ci aiuta in parte a capire esattamente la stessa cosa, ma in una prospettiva diversa. Ci sono altre pubblicazioni che ci aiutano a capire singole criticità del funzionamento della comunicazione all'epoca dei social network, magari applicate a specifici segmenti, magari promosse in occasione di eventi particolari, come è stato dopo Brexit o dopo le elezioni presidenziali americane di 4 anni fa. Allorché negli Stati Uniti d'America, allorché in Inghilterra, un documentario anche lì televisivo, in quel caso, propriamente televisivo, se non ricordo male, della televisione di Stato inglese, aveva scoperchiato la capacità manipolativa di strumenti quali Facebook, e soprattutto l'attitudine di alcuni di utilizzare per delle finalità tutt'altro che coerenti con la comunicazione nel senso tradizionale che conosciamo tutti noi, i dati personali degli utenti di Facebook raccolti attraverso l'ordinaria attività di quel social network. Ecco, invece, questo libro è un'analisi, secondo me, più del rapporto tra ogni singolo individuo
e questi strumenti di comunicazione al rapporto limitato dalle caratteristiche degli strumenti di comunicazione che finiscono attraverso quella limitazione con, a sua volta, scusate la ripetizione, limitare le capacità e le potenzialità di ciascuno di noi negli incontri sociali che attraverso queste piattaforme vengono a realizzarsi. E questo libro ci aiuta a comprendere come ciò accada attraverso due modalità, principalmente, scusate se semplifico e banalizzo. La prima è una modalità che trova nelle debolezze umane, prima di tutte la ricerca di consenso di ciascuno, un vincolo importante. Perché ci rendiamo conto, e direi che questo appartiene all'esperienza più o meno di tutti, che siamo appagati dalla verifica del consenso che c'è in relazione a quello che diciamo, al punto tale da arrivare a modificare quello che vogliamo dire per renderlo più capace di capire consenso. E questo vale per ogni singolo individuo, vale per un'azienda che attraverso questi strumenti, più che consenso, magari cerca notorietà, vale ancor di più dal punto di vista politico, cioè per quegli utilizzi che sono finalizzati alla creazione di un consenso destinato a tradursi in consenso propriamente politico. L'altra modalità di limitazione, particolarmente insidiosa e particolarmente grave, ha invece a che vedere con semplificazione degli argomenti e della modalità di confronto che attraverso i social è possibile realizzare. Detto in altre parole, non siamo noi che scegliamo gli argomenti, ma gli argomenti sui quali arriviamo ad esprimerci sono argomenti che vengono proposti da una dinamica sulla quale nessuno di noi ha nessun genere di governo e che vengono polarizzati nella normalità della discussione attraverso semplicemente un essere favorevoli o essere contrari. E questo non appartiene alle caratteristiche di una comunicazione nel senso più consono del termine, dove si mette in comune. E si mette in comune che cosa? Si mette in comune la propria identità, il proprio pensiero, la propria prospettiva attraverso la quale si guarda un problema. Invece nella polarizzazione del favorevole o contrari, che normalmente si sviluppa per il tramite di queste piattaforme, del dialogo su queste piattaforme, ecco, la specificità del contributo individuale viene straordinariamente annullata. Ora, detto questo, che sembrerebbe un insieme di brutte notizie, ma che in realtà è semplicemente una sintesi molto forte, abbozzata da parte mia, delle riflessioni che sono fatte in questo libro, beh, c'è poi la proposta per una nuova era, che non vorrei svelare in tutto per tutto subito, perché mi sembra che sia meritevole di essere proprio oggetto di questa presentazione, ma che ci riporta comunque, per come l'ho intesa io, a una maggiore responsabilità di ogni singolo individuo, non tanto nel porsi rispetto agli altri, quanto in primo luogo nel porsi rispetto a se stessi, nel capire che cosa attraverso la comunicazione ciascuno di noi può mettere in comune, arricchendola. Se non ho sbagliato, dovrei essere stato più o meno dentro i tempi che mi avete proposto per questa prima parte. Straordinario, grazie. Tieni gli appunti sulla proposta per la nuova era, perché ce la dirai tu ancora. No, grazie mille. Hai toccato tutti tanti temi molto molto interessanti. Anzitutto, quante cose intelligenti abbiamo detto in questo libro, ce ne accorgiamo solo quando qualcuno con maggiore intelligenza ce li ritorna. Però il cambiamento delle relazioni, il cambiamento delle abitudini, la sicurezza, la semplificazione concettuale, linguistica, la polarizzazione, eccetera, questi sono argomenti su cui... apro una parentesi, il tuo microfono resterà aperto, quindi in qualsiasi momento tu voglia intervenire puoi naturalmente farlo. Ecco, su questi argomenti, sul cambiamento delle abitudini e anche delle relazioni, mi piacerebbe, direi che darei la parola a Giovanni Battista Magnoli Bocchi, detto Titta, così risparmiamo sui tempi, che è l'altro, uno dei coautori di questo libro,
Si è parlato appunto di relazioni individuali, collettive, c'è stato anche un accenno appunto alla politica in qualche forma, e in effetti i social investono tutte le nostre sfere di vita, no? Cioè sia quella individuale, sia appunto quella collettiva, eccetera. Sì, diciamo che parto ringraziando Luna Orlando, che è la nostra editor di Guerini, che quando io e Guido siamo andati da lei a presentarle l'idea, ci ha anche ascoltato e alla fine è diventato un libro, anche se all'inizio, bisogna essere onesti, eravamo molto confusi. Io ho scritto, mi occupo di comunicazione politica, dico mi occupo perché mia madre non ha ancora capito che mestiere faccio, per cui resto sul vago, ma diciamo il mio capitolo era quello della comunicazione politica. La comunicazione politica è abbastanza arrivata al punto del fatto che i social non siano uno strumento di comunicazione, sono uno strumento di tutt'altro, ci si mena, ci si picchia, si fa tutto quello che si vuole, ma non si comunica. Oggi c'è un bel editoriale sul Corriere della Sera di Polito che dice proprio che con la fine di Trump finisce il cattivismo che è la lingua dei social. Ma siccome appunto chi fa politica è anche il cialtrone del gruppo, mi è stato detto: ma scrivi anche il pezzo sociale, un po' come sono i cambiamenti sociali, un po' quelle robe che usavano negli anni 70 di racconto, così. E allora ho scritto alcune cose e volevo raccontare nei 3 minuti che ho un episodio che mi ha fatto molto ridere, nel senso che finito il libro c'era il capitolo sui costumi sociali e un amico leggendolo mi guarda e dice: ma qua manca il sesso. E io, che sono un ragazzo di paese, sono rimasto un po' interdetto, nel senso che mi trattava come se avessi scritto un libro sulla Seconda Guerra Mondiale senza mai citare Hitler, no? Dice: il vero cambiamento sociale è stato quello lì. Allora, siccome io sono un ricercatore serio, ho subito aperto un account di uno di questi social sessuali, ovviamente non a nome mio perché sono pavido, ma a nome di un coautore che è Lia Belli, che è biondo, alto, muscoloso, per cui ho usato proprio le sue password, ho messo le sue foto e lì sono entrato in un mondo che, essendo un puritano, un po' come Woody Allen, vi ricordate quando compra i giornalini, ho lasciato aperto questo social, mi sono reso conto del traffico e l'ho chiuso subito con una paura tremenda. Questo semplicemente per dire che ci siamo anche divertiti a scrivere questo libro, non è un saggio noioso, è semplicemente un viaggio in questo mondo che, per scoprire alla fine che è un mezzo e non un fine, cosa che sappiamo tutti, ma spesso confondiamo sul fatto che sia un fine. E se guardate i numeri, diciamo, sono veramente impressionanti su come hanno cambiato alcuni nostri costumi. Questo però il nostro libro col suo finale vuole proprio richiamare un attimo l'attenzione al fatto che non può essere questo il mondo vero, ma questo può essere solo un grande divertimento in cui noi giochiamo, ma poi torniamo dei fondamentali di normalità. E qua mi fermo. Grazie Titta. Beh, Elia Belli, sei stato chiamato in causa, quindi hai senz'altro diritto di parola. Elia Belli è un social media strategist, è uno dei coautori del libro, il suo capitolo parla proprio della parte lavori inutili che sono nati adesso. Questi lavori inutili che sono nati adesso, diciamolo pure. Tra questi, però è il vantaggio, diciamo, che hanno tratto questi ragazzi. E quindi, insomma, in questo libro in qualche modo il suo mestiere l'abbiamo messo un po' sulla graticola, quindi credo che tu adesso possa avere diritto di parola. Se hai qualcosa da dire a tua discolpa, ti tolgo anche il muto nel caso specifico. No, fallo tu. Io posso solo dire che volevo fare il giornalista, cioè nel senso che tutto era iniziato così. Poi racconto un aneddoto, perché io penso che un'altra grande rivoluzione che ha portato il social, poi ci si riferisce sempre a Facebook perché è quello più comune, più usato, poi noi abbiamo già una certa età per cui è quello sicuramente più usato da noi. Cioè noi diamo per scontato che i social siano strumenti di comunicazione, ma quando sono nati non erano questa roba qua. Cioè io mi ricordo perfettamente come mi nacque per la prima volta l'idea di fare quello che faccio. Stavo facendo il giornalista e il dottorando nel Dipartimento di Filosofia di Pavia. Ero davanti a un computer, stavo lavorando a una campagna elettorale, una delle tante, e mi è venuto in mente e ho detto: cavolo, però si potrebbe aprire un account Facebook a nome del candidato. Cioè era veramente, dico delle cose che oggi sembrano banali, ma al tempo non erano banali. E si potrebbe parlare su Facebook e raccontare delle cose e divulgarle di sopra. Quando mi venne questa idea, tornai a casa, la raccontai alla persona
con cui vivevo, che poi è diventata mia moglie, che poi è coautrice anche di questo libro, così facciamo uno spoiler finale, e lei mi ha detto, ma scusami, ma che cosa stai dicendo? Cioè, è una cosa che, ma chi se ne frega di queste cose? In realtà non è che io fossi poi particolarmente profetico, anzi, però avevo intravisto nei social network questa capacità di veramente poter essere utilizzati come strumento di comunicazione, che poi è la via verso cui si è andato. Vi cito un dato che secondo me è pazzesco. Trump investiva durante la sua campagna elettorale $700,000 al giorno di pubblicità su Facebook. Cioè è una roba pazzesca, ci pensiamo. È vero che sono gli Stati Uniti d'America, ma sono veramente un sacco di soldi. Lo stesso Trump, che ha utilizzato tantissimo Facebook, Twitter, tutti i social network per comunicare, la cosa divertentissima che poi è accaduta alla fine, poi, quando insomma lui è ancora attaccatissimo a questo dire sto vincendo io, vinceremo, 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 lui faceva questi post su Facebook e diceva vinceremo, e sotto Facebook gli metteva un disclaimer enorme con scritto che era in vantaggio Biden. Cioè, dava a Facebook stesso un alert alle persone del fatto che Trump stesse dicendo una cosa che era opinabile, cioè una fake news, come diremmo noi. Questo perché? Perché, ed è una cosa che mi piace dire perché spesso ci dimentichiamo, Umberto l'ha già detta, però secondo me è bene saperla, perché, ed è bene averla sempre ben presente, Facebook non è casa nostra. Facebook non è casa nostra e noi non comunichiamo secondo le regole che vogliamo noi. Facebook è un luogo dove l'algoritmo decide che cosa avrà successo, che cosa non avrà successo, a seconda di standard interni a Facebook stesso. È come se noi abitassimo un appartamento, che però non abbiamo comprato, l'abbiamo affittato, e quello che ce l'ha affittato ci ha detto, guardate che però dovete lasciarlo così. Cioè, a te piacerebbe andare dalla camera da letto al soggiorno senza passare per quel corridoio molto scomodo e buttando giù la parete? Ma non puoi. Devi fare per forza quel percorso. Per cui su Facebook, allo stesso modo, ci sono tante cose che noi vorremmo fare, ma che non si possono fare. E non sono solo technicality. Spesso noi che facciamo comunicazione diciamo content is king, il contenuto è re, cioè il contenuto è ciò che rende la comunicazione qualcosa di successo. È vero, ma sui social network è vero solo in parte, perché quella comunicazione avrà successo solo se si adegua a quelli che sono gli standard e a quelli che sono le regole di quella community, che è dettata da un algoritmo, che ovviamente, come la ricetta della Coca-Cola, è segreto e noi non conosciamo. Grazie, grazie Lia. Hai parlato del fatto che siamo degli inquilini in casa altrui, sostanzialmente. Tra l'altro Facebook, perché noi siamo degli anzianotti, ma questa cosa vale per Instagram, vale per Twitter, YouTube, TikTok, cioè comunque sei sempre in casa di uno che ha delle altre regole. A proposito di appunto quello che noi pensiamo dei giovani, Roberta Franceschetti, altra coautrice nel libro, si occupa esattamente di questo argomento. Si occupa nella sua vita di questa cosa, cioè della relazione fra i social media e i giovani, in qualche forma, un po' più ampia, diciamo, delle nuove tecnologie, del digitale, dei giovani, e nel nostro libro proprio ha parlato anche di questo. Nello spirito è sicuramente la più giovane di tutti noi, per cui è quella che li capisce meglio. Roberta? Anche io appartengo alla schiera di chi ha parlato prima di me, siamo, incluso Elia che è il più giovane, mi sa che siamo tutti fuori età, perché di fatto citiamo Facebook e pensiamo che i social siano qualcosa di intrattenimento dopo il quale passiamo alla vita vera. In realtà per i giovani gli spazi online sono parte della vita, una parte importante. E sono tra l'altro proprio i social degli spazi transizionali in cui si allenano e costruiscono anche la propria identità sociale. Tra l'altro lo fanno all'interno di spazi dove finalmente non hanno un adulto nei paraggi che gli dice che cosa devono fare, cosa che invece accade a scuola, accade nei vari corsi in cui sono impegnati al pomeriggio, accade a casa.
Per cui loro alla fine rifuggono social come Facebook, che sono per i vecchi come noi, e vanno invece su spazi come TikTok, che è un po' l'emblema anche del loro modo di consumare i media, cioè un flusso ininterrotto di frammenti di contenuto che disorientano gli adulti come noi, ma all'interno del quale invece si trovano perfettamente a proprio agio i ragazzini di oggi. Noi facciamo fatica a comprenderli, perché oltre al gap generazionale esiste un vero e proprio divario culturale portato dalla rivoluzione digitale che, come si diceva all'inizio, ha modificato radicalmente il nostro modo di comunicare, di relazionarci, sostanzialmente il nostro modo di stare insieme. E noi misuriamo le modalità di interazione e di relazione dei ragazzi di oggi con il metro della nostra esperienza, solo che quando io ero piccola esisteva solo la TV come schermo, mentre adesso gli schermi ci seguono ovunque e sono interattivi. Per esempio la scuola è rimasta come uno spazio che segue modelli novecenteschi e che funziona ancora con orari e spazi rigidi divisi per materie, mentre quando escono da scuola i ragazzi affrontano un mondo in cui sono bombardati di informazioni in ogni momento e in ogni luogo. Quindi non possiamo non tenere in considerazione che le forme, che sviluppano nuove forme di attenzione, forme di attenzione frammentate in cui il fuoco cambia continuamente. E poi dobbiamo dire, per quanto riguarda il nostro punto di vista di adulti, che il digitale è un po' come una cartina al tornasole che rende visibili ed enfatizza un po' le nostre paure, le nostre fragilità. In questo è molto simile alla pandemia che stiamo vivendo, che mette in luce un po' tutte le nostre debolezze come società. Per cui noi attribuiamo, per esempio, al digitale il fatto che i ragazzi di oggi non vivano tempo all'aria aperta, quando in realtà gli spazi e i tempi di gioco libero sono diminuiti a partire dagli anni 70 in avanti. E quindi ben prima che arrivasse la rete. Anche il fatto che noi diamo in pasto i nostri dati ai social media che li sfruttano, certo con una scarsa attenzione alla nostra individualità, non dipende dai social, dipende da come noi abbiamo costruito i social in base ai valori di una società che ha posto in fondo il profitto sopra qualunque considerazione tipo etico. Quindi non dobbiamo approcciare il mondo dei social con determinismo tecnologico, ma considerare che siamo noi che abbiamo costruito la rete, i social così, e siamo noi quindi che dobbiamo aggiustarli, rimettendo in fondo l'uomo al centro. Grazie Roberta. E ricordo a tutti, intanto, se volete fare delle domande potete farle nella chat, quindi scrivetele pure, poi appunto a un certo punto le giro ai nostri. Interessante questo aspetto che alla fine hai sollevato, cioè questo aspetto del fatto della modifica degli spazi, quindi come dire dei contesti di relazione, e in questo caso la modifica delle relazioni, di come si modificano le relazioni in seconda anche dei contesti di relazione. E questa cosa è interessante, è interessante anche per Arianna Girard, nostra, che invece è la psicologa del gruppo, che nel libro ha affrontato l'argomento dei social in rapporto alle aziende, ma che invece probabilmente su questa cosa potrebbe essere interessante se ci dici qualcosa soprattutto legata in questo caso al tuo lavoro di psicoterapeuta invece con gli individui. Cioè, lo sappiamo bene che tutti noi cambiamo il nostro modo di comportarci a seconda di chi incontriamo, e ci mancherebbe altro, non so come dire, cioè ci adattiamo alle situazioni. Però, tornando anche a quello che diceva Elia, che ricordo il marito, quindi diciamo sono anche argomenti che discutono a cena spesso, però quanto scegliamo noi come comportarci nell'ambiente, contesto social, o invece rispetto a quando vado in casa di persone di un certo tipo rispetto a un altro, parlo con i bambini, parlo con gli adulti, cioè lì mi adatto, ma quando sono sui social mi sto adattando io o sono etero diretto in buona sostanza, cioè sono i social che adattano me, che è un po' la domanda di prima. Arianna? Eccomi, mi sentite?
Innanzitutto devo rettificare, sono io la più giovane del gruppo e non è Elia Belli. Bisogna mettere i puntini su lei. Allora. Stavate parlando prima di come in qualche modo i contesti connotano le relazioni. E Elia prima diceva che ci sono dei vincoli strutturali, un algoritmo che ci permette di fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Questo ovviamente noi non ce ne rendiamo conto, però all'interno dei social network e dei diversi social network ci sono, in ogni sistema di comunicazione ci sono dei vincoli che vanno a limitare le possibilità di relazionarci. E quindi non sono soltanto gli algoritmi, ma proprio dei vincoli relazionali. A me capita di, vengono in mente diverse circostanze in cui parlo di questo e vedo poi gli effetti che ci sono nel momento in cui si pensa che il virtuale e che sia qualcosa di differente dal reale, cioè che sia una parte irreale in cui io mi relaziono. In realtà il virtuale è molto reale perché è fatto di emozioni, è fatto di aspettative, è fatto di persone che incontro. E nel momento in cui, per esempio, con un paziente abbiamo parlato molto di questo e di come si è costruito una doppia identità in qualche modo, una che è fatta di corpo, di immagine, di bellezza, ed è quella che comunica in Instagram, in cui ha un account pieno di follower, e poi ha un'identità calata nella quotidianità, fatta di giacche, di cravatte, di problemi sul lavoro, di paure, di ansie, di preoccupazioni. È fatto di persone che nel momento in cui alcune persone dalla sua pagina Instagram scendono da questa ruota, chiamata la ruota panoramica che gira, e scendono dalla ruota e lo incontrano poi nel reale, si trovano di fronte a una persona che non soddisfa le aspettative che si erano creati di lui. E quindi il tema è, non è tanto non utilizzare i social o quando social diventano pericolosi o aboliamo i social, ma per esempio il lavoro che stiamo facendo, che sto facendo con questa persona, è creare dei ponti in cui far comunicare le nostre diverse parti. Molto spesso pensiamo che l'identità sia una cosa sola e unica, invece molti di noi hanno diversi aspetti nella propria identità e in diversi contesti comunichiamo diverse parti di noi. Il problema è quando queste diverse parti smettono di comunicare tra loro e si creano appunto delle incongruenze, delle incompatibilità, delle incomunicabilità tra diverse parti di noi. E questo lo ritrovo, può accadere nelle persone, ma può accadere nei gruppi, può accadere nelle aziende, nelle organizzazioni. Tutto ciò che è patologico è anche nelle aziende, e nel momento in cui c'è in qualche modo un'incoerenza tra ciò che si dice, ciò che si comunica e ciò che poi si fa concretamente. E questo mi capita di, per esempio, anche quando faccio consulenza alle aziende su diversi temi, sul benessere, sullo stress. Diciamo che tutte le parti più problematiche derivano proprio da quando c'è una divisione tra ciò che si comunica, ciò che si esplicita e ciò che poi concretamente si fa. E quindi un po' tra le diverse proposte, nella proposta che noi facciamo per la nuova era, c'è creare coerenza, creare ponti anche tra il virtuale e il reale, pensando che, iniziando a considerare il virtuale non come un mondo separato da noi, ma come qualcosa di molto concreto, di molto reale. Grazie, Arianna. Apri proprio alla cosa di cui volevo chiedere ancora a Umberto, e approfitto, metto insieme già anche una delle domande che è arrivata sulla nostra chat, che dice: se sono i social network a dettare le regole, e non credo che potrà verificarsi la situazione contraria, come si può rimettere l'uomo al centro? L'ultima cosa, l'aggancio che va verso questa proposta per la nuova era,
che adesso ogni volta che la ripeto mi sembra sempre più, come dire, enorme. In realtà è una roba molto semplice, però visto che lo stavi accennando prima tu, però anche perché prima hai parlato di identità, no? E l'identità ha a che fare giustamente con gli individui, con le organizzazioni, con le aziende, eccetera. Tu sei un avvocato, hai a che fare con tutte queste identità altrui, credo, alternativamente o contemporaneamente nella vita, più come tutti noi ne hai a che fare appunto in modo normale nella vita quotidiana. Allora, tornando al campo della comunicazione, cioè questo per dire che l'identità non riguarda solo quando la persona singola, ma anche delle organizzazioni più ampie. Allora, i social network dettano le regole. Come è possibile mettere l'uomo al centro? Forse, probabilmente, tornando in qualche modo l'uomo al centro, no? Che è un po' la cosa che dicevamo nell'ultima parte del libro, cioè cercando di capire, di anteporre una riflessione alla comunicazione, in buona sostanza, no? Dunque, secondo me manca un rivoluzionario, perché con una proposta per la nuova era, la proposta rivoluzionaria, tra l'altro è straordinariamente innovativa perché ha solo qualche secolo, e è proprio il conosci te stesso, l'anteporre il conosci te stesso. Ci mancherebbe una cosa di una difficoltà abominevole, perché ciascuno di noi vive il conflitto tra ciò che ritiene di essere e ciò che vorrebbe essere. E questo già da solo, senza aver bisogno di confrontarsi con altri. Poi c'è la complicazione ulteriore, che è quello che gli altri si aspettano che tu sia. E già solo l'incontro fra queste tre dimensioni diverse può demolire una vita o può renderla straordinariamente piena. Il punto di partenza complesso dei social è che queste dimensioni non sono minimamente governate dall'individuo. Anche la più semplice, quello che io sono, in realtà, per l'esempio che abbiamo fatto prima, è quantomeno caratterizzato da una limitazione di quello che io sono, perché non ho la possibilità di esprimermi in relazione a tutto ciò o attraverso l'insieme delle prospettive che vorrei utilizzare. Il percorso, quindi, per arrivare a rimettere la persona al centro è, in primo luogo, forse quello di sensibilizzarlo al fatto che la ricerca di quelle tre dimensioni, della risposta in quelle tre diverse dimensioni, non passa attraverso i social. I social possono essere uno strumento poi per affermare l'esito di una identità o di affermazione di identità, ma non possono essere il contesto attraverso il quale ci si illude di costruire un pezzo di se stessi o di rappresentare la propria identità. Sono tanti gli esempi che sarebbe possibile fare, però quello che è stato proposto prima come schema da Arianna Girard è interessante. Persone che nella vita reale sono in un determinato modo, nella vita online sono diverse. Forse in tanti casi, però, questa ambivalenza parte da un'assenza di consapevolezza sia dell'una che dell'altra realtà, o forse quasi più della seconda realtà, quella che si arriva a costruire in una maniera pienamente artefatta, rispetto ai limiti della prima o alle caratteristiche della prima. Certo che questo vale per tutto, vale sia per l'individuo che per le aziende, che da certi punti di vista per le organizzazioni di carattere politico, in relazione alle quali l'analisi che viene fatta, o meglio in relazione alla comunicazione delle quali l'analisi che viene fatta da Titta Magnoli in questo libro è veramente molto interessante e degna anche di farci riflettere un pochettino su come partecipiamo, su come ciascuno di noi accetta di partecipare al dibattito politico online. E soprattutto c'è un passaggio, scusate se mi allontano dal discorso di fondo, c'è un passaggio interessante in quel contributo di Titta Magnoli che aiuta a comprendere come il social non possa essere uno strumento di confronto politico, perché non è il luogo attraverso il quale è possibile raggiungere una sintesi. E la sintesi
è il punto d'arrivo della politica. E la sintesi è fatta di proposizione di una pluralità, non di un'alternativa secca, non è vince il rosso, vince il nero. E non si raggiunge una sintesi attraverso la costante riproposizione di scelte fra rosso e nero, cambiando ogni tanto uno dei due colori. Detto questo, la riflessione sulla propria identità e sul fatto che a quel punto il social diventa uno strumento attraverso il quale portare questa identità nel confronto con gli altri, inteso non in termini di affermazione di se stessi, ma di creazione di qualcosa che vada oltre la propria identità, beh, quello è un passaggio assolutamente importante. E torno a dire, lo è per gli individui, lo è per le aziende, lo è anche per la politica. Viene fatto un riferimento, se non sbaglio, è proprio tu, Guido, il capitolo nel quale lo si affronta, cioè quello finale ai valori. L'identità è fatta anche di valori. Intendendo per valori quei convincimenti talmente profondi che non vengono scalfiti dalle contingenze. Certo possono mutare nel corso delle esperienze della vita, ma sono talmente profondi quasi da non essere governati dal pensiero della persona. Sono il modo di essere, sono, verrebbe da dire, la marca. Altri potrebbero dire le regole della casa. Sono quel qualcosa che non si lascia condizionare e che può succedere qualunque cosa e, volente o nolente, io so che mi comporterò in determinato modo. Infatti forse sono definiti valori perché vanno oltre tutto ciò che può essere tradotto in una dimensione anche materiale o opportunistica. E spesso sono anzi in antitesi a ciò che per una persona è opportuno. Ecco, pensare di approcciarci alla comunicazione attraverso i social in una maniera non passiva, ma consapevole delle regole, non è un terremoto, è un gesto inconsulto, ma consapevoli delle regole che li governano, per poter, attraverso quella consapevolezza, rendere il dibattito o il confronto o anche solo la socializzazione o più compiutamente la comunicazione come qualcosa che mette in relazione l'esprimersi di ogni individuo, sarebbe già un passaggio veramente rivoluzionario per una nuova era. Grazie. Grazie perché questo di fatto è un giusto tributo forse ai social, cioè dire non sono il luogo, il contesto di costruzione, come hai detto tu, dell'identità, non sono il luogo di sintesi dell'opinione, sono un luogo di esercizio di alcuni tipi di azioni di carattere comunicativo. Questo è anche dare, che è anche un po' l'obiettivo del nostro libro, e l'ultima cosa che hai detto è conoscere un po' le regole del gioco, un pochino di cittadinanza, diciamo, scientifica da questo punto di vista ci vorrebbe. E quindi anche un giusto ruolo e un riconoscimento a tutto questo mondo. Quindi grazie della tua risposta, grazie a Federica Vitale che era l'autrice della domanda. C'è un'altra domanda che vorrei girare, se mi permettete, a Titta, che è di Flavio Tranquillo. La leggo perché è piuttosto complicata e per chi magari è sul cellulare non vede la chat. Ha senso dire, anche perché parliamo di politica e quindi siamo in quel campo lì, ha senso dire che solo la creazione di un'informazione che risponda solo ai fatti, così come i magistrati rispondono solo alla legge, possa spezzare il circolo vizioso fra social network e media, e che spetti allo Stato, cioè a noi, finanziare e garantire questa informazione come un bene pubblico? Cioè, Titta, noi dobbiamo pagare e garantirci che non ci siano fake news e cose, adesso la semplifico in questo modo, però dico, è questo? È una garanzia? Potrebbe essere una via? È un tema molto bello quello dell'informazione come bene pubblico. È l'informazione un bene pubblico o un bene privato? Ovviamente distinto tutti diremmo che è un bene pubblico. Però durante le elezioni americane io non sono sospetto di simpatizzare per Trump. Adesso non simpatizza più nessuno, ma diciamo non sono sospetto di quello. Però durante la campagna elettorale Twitter ha chiuso l'account della portavoce di Trump perché diceva cose non conformi. E questo mi ha abbastanza urtato dal punto di vista culturale, nel senso che il cambiamento nel mondo dell'informazione
portato dai social, la prima ondata sono state le fake news, no? Ti racconto delle balle e tu ci credi. E finisci per crederci, guardate, anche il più scafato finisce per credere a qualsiasi cosa o parlare di questo. Adesso invece siamo al fatto che noi abbiamo nel nostro dibattito pubblico un moderatore privato, perché è vero che prima dicevamo che siamo anziani e tutto, e Facebook, vorrei sottolineare che siamo tutti sotto i 50 anni, ma Facebook e tanti altri sono tutti dello stesso, per cui diciamo lo stesso prodotto viene venduto agli anziani come ai giovani, nel senso che c'è un signore che possiede questi mezzi, la maggior parte di questi mezzi di comunicazione, e lui decide arbitrariamente, al posto della nostra Costituzione, che noi abbiamo più o meno deciso di scrivere insieme, i nostri nonni, i nostri padri, non noi, ma comunque l'arena pubblica l'abbiamo decisa insieme, questo invece decide la nostra arena pubblica con criteri privati. Quindi l'informazione mai come oggi non è un bene pubblico. E se vedete questo modo di questo shift fra giornalista e moderatore, cioè il giornalista è diventato un moderatore, decide quando staccarti la spina. Era già iniziato un pochino con la televisione, ma poco. Ma se voi guardate poi anche nei dibattiti televisivi si è acuita questa cosa, levano la parola al politico che non va bene così. Come si supera questa cosa qua? È molto difficile. Io penso che se noi stiamo, dobbiamo sempre ricordarci che stiamo in casa di uno di cui che è privata e non abbiamo contribuito a scrivere le regole. Questo la politica l'ha abbastanza capito, nel senso che voi avrete visto che è impossibile, come diceva giustamente Umberto, e ringrazio, dal dibattito politico siamo passati al postare la foto dei tortellini se ci sono le elezioni in Emilia, o postare la foto da Bagna Cauda se sono in Piemonte, cioè il politico si è ridotto un po' a scimmietta di attira like, diciamo così, ma si risolve tutto ciò con un mezzo di comunicazione di Stato? Io penso di no. Penso di no, perché i problemi di inquinamento dell'informazione sarebbero gli stessi, non di un privato, ma di tutti. Secondo me il vero antidoto è conoscere le regole e, mi spiace dirlo perché non è molto costruttivo, diffidare sempre un attimo. Faccio una chiosa di un secondo. Agli albori di Wikipedia, perché vedo fra le 92 persone che ci stanno ascoltando e che ringrazio anche un illustre cattedratico che adesso insegna a New York, eravamo ragazzi che in collegio e ci divertivamo, lo ammetto qua, penso che non sia un reato, a inquinare le informazioni di Wikipedia. Nel senso che una piccola data sbagliata, una piccola cosa sbagliata. Adesso lui insegna a New York, è molto famoso e non farò il nome, se no lo rovino. Però questo era un modo per mettere in crisi il sistema. E vi assicuro che se leggete i giornali, vedete delle cose tirate giù da Wikipedia pari pari, quando non sai chi le ha scritte. Nel senso che Shakespeare sia nato quell'anno, chi lo sa. Quindi, diciamo, l'antidoto è sempre essere un po' corsari, un po' l'ironia di capire che non ne usciremo vivi. Grazie. Devo dire che le date di Michael Jackson la correggevano in un picco secondo. Altre informazioni storiche, un po' più puntuali, così, che erano l'obiettivo di quelle attività, diciamo, di boicottaggio, però intelligentissimo, ovviamente, e invece rimangono nei mesi e negli anni sulla rete. Ultimissima domanda. Abbiamo 2 minuti per stare nei tempi, come... che viene da un iPad, no scherzo, da Pietro Alongi, grazie mille, ed è per Arianna. Arrivo alla domanda velocemente. Dice: da un punto di vista psicologico mi piacerebbe sapere come interpreta quelle persone che nel 2020 scelgono di non stare sui social. È una scelta ragionevole oppure sui social oggi dobbiamo starci per forza? Arianna? È difficile rispondere a questa domanda. Ogni persona avrà i suoi motivi per cui sta o non sta anche sui social. Il per forza fa sempre fatica a essere digerito e quindi mi fa strano. Ovviamente penso che per alcuni, come diceva Pietro, i social possono essere un appartamento troppo stretto, ma viene da dire che forse per altri è troppo ampio. Perdersi nella rete è facile, soprattutto per le persone che si sentono sole poi all'interno della rete, perché anche nei social ci sono diversi modi per stare nei social. Ci sono le persone attive sui social, ci sono le persone che osservano gli altri ma non interagiscono,
ci sono quelli che hanno i più profili e in base al profilo interagiscono con diversi gruppi, quindi ci sono diversi modi anche per stare sui social. Ci sono alcuni nostri coautori che non sono sui social, vero Guido? Io sono uno di quelli. Hai un problema. Hai un problema, forse. Poi dopo abbiamo un coautore che manca, perché è talmente sociopatico, Guido Mariani, che non solo non è sui social, ha scritto un bellissimo capitolo, ve lo suggerisco, ma non viene neanche a incontri di questo genere. Non saprete mai la sua faccia. Ne abbiamo diciamo sei, ne abbiamo due così, quindi poi dopo... No, allora, anzitutto grazie. Io che sono un bergamasco, ho detto 50 minuti saranno. Grazie a Book City, grazie a Guerini, grazie a Luna, Orlando, la nostra editor santa, e grazie a Umberto ovviamente per essere stato così gentile e così illuminante per me. Per noi. Ho visto ancora in chat un'altra osservazione di Sara da Rienzo, che è un'amica insegnante, che parla di cosa deve fare un insegnante davanti ai suoi ragazzi in questa situazione, cioè è una battaglia persa, non abbiamo strumenti. Questa nostra piccola proposta usa una parola che noi prendiamo in prestito da un grande filosofo grecista che si chiamava Giorgio Colli, che scrisse un libro dal titolo Filosofia dell'espressione, e noi diciamo proprio l'espressione versus la comunicazione, cioè l'era dell'espressione, per così dire, cioè dove l'espressione è la spremitura di se stessi. Quindi alla fine, come diceva Umberto, cioè la regola è piuttosto vecchiotta, per quanto difficile da applicare, e cioè ragionare su se stessi, provare a spremersi fino a quando quel succo lì non sia l'oggetto intorno al quale è il soggetto che poi effettivamente comunica, perché qui il problema è buttarsi in un mondo che ti fa comunicare in un altro modo che non sei più tu, e alla fine stai raccontando un'altra storia che non è la tua, sei l'inquilino ma è quella del tuo padrone di casa, eccetera eccetera eccetera. Quindi alla fine credo che, almeno quello che ci è venuto un po' da raccontare nel nostro libro, sia come individui sia come organizzazione, come partiti eccetera eccetera, ovviamente il problema vero è quello di conoscere la propria identità, e per conoscerla in qualche modo bisogna guardarsi dentro e non immediatamente fuori, poi mettersi in relazione con il fuori. Questa cosa qui non è facilissima perché siamo nel flusso, e nel flusso non nel flusso purtroppo quello della filosofia zen, quello buono, ma insomma quello un po' più appunto, se volete, di questo sistema anche un po' ipercommercializzato, ipercapitalistico. E questa cosa qui crea un po' di problemi dal punto di vista poi della identificazione di se stessi, prima che del resto. Quindi qualcuno ci dice di andare avanti, però noi piuttosto che non... Che si potrebbe coniare una nuova parola, spremere. Ok, questo. Quindi abbiamo un sacco di idee. Io lascerei aperta la chat. Noi ce ne andiamo tutti e così piano piano, più tardi, torniamo e vediamo che cosa si è spremuto da questa tempesta di cervelli. Grazie a tutti di essere stati ancora qua. E quindi, che dire, cosa si dice quando ci si saluta e tutti gli altri sono muti? Tolgo il muto a tutti. Alla prossima. Vada come vada. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Questo è mio nipote, credo. Da lì dietro. Dovrebbe essere un nipote. Dovrebbe essere... Ciao. Questo è come quando la gente esce dalla sala, che poi un po' ci si saluta così, quindi lasciamo questa coda di pochi minuti. Grazie ancora, ciao!